Ciao a tutti. Come stai oggi? E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oggi è sabato 13 novembre 2021. Oroscopo Gemelli. Irrequieti sotto il raggio della luna. Mattinata serena e densa di impegni che non concedono distrazioni. I disguidi arrivano verso sera con binomio luna-nettuno alto nel cielo in quadratura, che riporta a galla insoddisfazioni e inquietudini. Come spesso a fine settimana le incombenze professionali vi appaiono snervanti anche se di fatto ne avete avute di peggio, specie se un chiodo fisso vi fa perdere concentrazione, è l'atteggiamento mentale quello che fa la differenza. Pronti per un tuffo nel fogliage autunnale con partenza già stasera, il giallo dorato delle foglie scaccerà il grigio della malinconia. Invece di tormentarvi pensando agli amori passati mettetevi in pista per procurarvene uno nuovo di zecca. La coppia si distingue per la forte incertezza o nei sentimenti o nelle capacità di esprimere l'amore. In questo modo nascono solo incomprensioni e tensioni che potrebbero anche sfociare in una rottura. Uno dei due partner potrebbe essere inaffidabile. Studio o lavoro non procedono come vorreste. L'impegno non vi manca ma il tempo non è propizio. Siete avversate. Avrete idee originali e innovative oggi, cercate di metterle a frutto. Avrete novità e vantaggi da alcuni importanti incontri. Se avete un'avventura extraconiugale trovate tempo e modo per fare un bilancio della vostra situazione, cercate di decidere se è il caso di portarla avanti e viverla ancora in sofferenza. Fate operare un controllo all'auto anche se avete l'impressione che tutto funziona alla perfezione. Possibile smarrimento di chiavi o documenti. Siate prudenti oggi in ogni cosa che farete. Messi alle strette vi renderete conto che in fondo, per evitare certe situazioni di disagio ed imbarazzo, basta davvero prevenirle. Mettete tutto il vostro impegno per riuscire puntuali agli appuntamenti. Cura la salute. Evita alcol e fumo. Bevi una tisana purificante e moderati soprattutto a pranzo. La vostra vitalità crescerà con il passare della giornata in un crescendo che vi renderà frizzante e magnetici agli occhi degli altri. Attenzione a qualche scherzo che vi potrebbero tirare. Oggi potendo dedicatevi alla casa e agli impegni familiari, è un po' che siete distratti e state trascurando molte cose che invece potrebbero regalarvi momenti di gioia. Giove è in buon aspetto per voi oggi, questo può significare delle piccole novità che potrebbero mettervi delle ansie assolutamente ingiustificate che potranno essere invece interessanti e piacevoli. Oggi riuscirete finalmente a prendervi alcune delle vostre rivincite piccole forse, ma sono sempre soddisfazioni. In questo giorno, invece della solita routine, avrete l'occasione di sperimentare nuove sensazioni che vi toccheranno a tal punto da dimenticare per un poco tutti i problemi che vi attanagliavano. A casa, i vostri familiari, o i vostri partner eviteranno tutto quello che odiate. Il vostro fascino e il vostro intelletto sono al massimo e sarete capaci di sfruttarli al meglio. Giove in acquario vi allieta alleggerendovi da combinazioni planetarie faticose precedenti. Il suo transito vi consente di avere una fase frizzante da un punto di vista sociale. La luna in queste ore è diventata contraria, nulla di grave ma dovete cercare di evitare polemiche fino alla giornata di domenica. Lavoro? Se vi invitano a fare qualcosa di nuovo, non dovete dire no, ma attenti a non strafare per almeno 2-3 giorni. Esprimi un desiderio, oggi puoi riuscire a ottenerlo. Una grande prontezza di vedute ti renderà carismatico e convincente. Fai in modo di farti intendere di essere ben capito. Cerca di essere specifico nelle tue richieste. Più dettagli riuscirai a fornire, maggiori saranno le opportunità di ottenere quello che desideri. Se avrete del tempo, potrete fare tutto quanto in vostro potere per aumentare l'asticella della vostra ambizione, ma se non sarete dell'umore, oppure sarete oberati di altre questioni, non vi potrete permettere tanti voli di fantasia. Specie se siete in una fase delicata per quel che concerne il vostro lavoro, sarà meglio essere più obiettivi e non accumulare appuntamenti ai quali non potrete presenziare ed arrivare puntuali. Ancora bersagliati dalle quadrature della Luna e di Nettuno, che vi mettono in urto con il capo, vi rifate dimostrandogli quanto valete sgobbando come mulli. Soddisfazioni grazie al Sole e a Mercurio in sesta casa,
protettivi anche sul fronte della salute. Impegno a favore dell'ecologia e degli animali che adorate. Amore ed Eros. Due punti partner distaccato e famiglia malmostosa, tutti quanti vi dipingono come il pazzo della situazione dandovi contro non appena tentati di spiegare le cose dal vostro punto di vista. Magari è vero, siete dei visionari con l'occhio proteso a guardare avanti, ma è grazie a tipi come voi che l'umanità ha fatto i propri passi verso il progresso. La Luna vi rende oggi romantici, anche se il vostro segno non è di solito molto pervaso da atteggiamenti sentimentalisti. Vi lasciate contagiare dal desiderio di dare una cornice rosa alla vostra storia e organizzate una cenetta a lume di candela in un esclusivo e tenero tè con accento circonflesso tè a tè con accento circonflesso tè. Se siete single, una strana voglia di seduzione vi mette in moto e decidete di lanciarvi nel variegato mondo dei social media. Lavoro e denaro? Due punti piatto forte della giornata. Sgobbate sodo grazie all'indomita volontà e all'appoggio dei colleghi, ma è soprattutto l'interesse genuino per la vostra professione a renderlo piacevole e a limitare lo stress. Guadagni soddisfacenti anche per i liberi professionisti. La spontaneità sarà l'arma vincente se lavorate in team. Sarete in grado di dare delle parole di conforto ai vostri compagni d'avventura e vi metterete in prima linea per aiutare i colleghi. Fate un lavoro connesso con le pubbliche relazioni, o anche col commercio e la vendita. Spesso il vostro segno tende a mostrare il meglio di sé proprio in questi ambiti e sicuramente nelle relazioni esterne, col pubblico. È Saturno in buon aspetto al vostro segno dall'Acquario, appartenente all'elemento aria di cui voi gemelli fate parte, a darvi la forza comunicativa e la sensibilità necessarie per agire al meglio quest'oggi. Se il vostro compleanno cade dal 26 maggio al 5 giugno, vi attende una giornata in cui darete prova ancora una volta della vostra bravura, senza farla pesare in alcun modo sugli altri, colleghi o collaboratori che possano essere. Benessere. Due punti. Se la forma fisica non è ancora al 100%, è solo la coda di un malessere ma in fase di guarigione. Mal di schiena e stati infiammatori saranno presto solo un ricordo. Avete tutte le carte in regola per godere di ottima salute, continuate a praticare sport e soprattutto ballate. La vostra pietra porta fortuna, Agata o Avventurina. Finalmente vi sentite più tranquilli, malgrado abbiate una vita frenetica e ritmi concitati. Ma vi va bene così, avete energia da vendere. Al contempo state vivendo un periodo di serenità interiore. Per lei, routine noiosa e tempo uggiosa battono la vostra verve. Cercate evasione cavalcando fantasie impossibili. Per lui, prospettive professionali troppo nebulose per essere confortanti, continuate a inviare curriculum confidando nei favori della fortuna. Colore delle emozioni, ottanio. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.